Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti. Stasera la finale del Festival di Sanremo, il festival più social del mondo. Io apro subito i nostri primi due collegamenti. Oggi avremo tantissime cose. Proprio con Sanremo li vedo. Da galantuomo parto da lei, da Marta Cagnola, espertissima del festival. Ciao Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al casino. Ah, sei nel casino, sei nel casino. Adesso magari poi ci farai vedere qualcos'altro. E poi, ragazzi, il conduttore del Prima Festival, Giovanni Vernia, ben arrivato. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Mi giro che sono in camera d'albergo, è brutto, è tutto in disordine. Ah, tu sei in camera d'albergo. Invece, allora, vediamo le tue spalle. Cosa vediamo alle tue spalle? Ah, nessuno? Alle mie spalle c'è, no, sul mio petto c'è, nessuno mi può giudicare, vedi? Ma perché? L'ho messo che sono su Rai 3, sai, perché magari poi qualcuno si azzarda, dice no, adesso nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, la verità mi fa male, lo sai, e questo è il panorama della mia camera, vedi? Bello, il mare, bello. Che meraviglia. Lo metto ogni mattina su Instagram, vedi? È vero, adesso mostreremo i tuoi social. Marta, invece, puoi farci vedere un po' di casino a questo punto? Allora, io vi volevo portare fuori, perché fuori era bellissimo, ma adesso ovviamente si sta un po' rannuvolando. Vediamo se riesco a mostrarvi un po' dove sono. Allora, vediamo, sì, alle tue spalle ho visto la scalinata. La scalinata. Poi questi sono i casi in cui uno poi vede che la connessione cade, quindi stiamo rischiando. Ci sono proprio le slot machine che purtroppo però sono dormienti, però questo fa capire che siamo certo. Davvero carino. Allora, proprio con voi due, vorrei partire, insomma, per parlare un po' di questo festival, stasera la grande finale. Vediamo un po' un best of, un meglio di, e poi voglio sapere un po' da voi le vostre impressioni. Partiamo da questo filmato. Buonasera, benvenuti al 71esimo Festival di Sanremo. Il direttore è Zlatan. Scusami, a te chi te l'ha detto? Zlatan. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente. Non sarò più l'ombra claudicante della mia malattia, ma sarò io, semplicemente io. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Regola numero 4. Oh, adesso comincia con le regole. Se Zlatan non va a festival, festival va da Zlatan. Buonasera amici! Perché Sanremo è Sanremo! E parto da te Giovanni, allora questo è il tuo post su Instagram, vediamo, va tutto bene, hai pubblicato un frame, un fermo immagine di uno dei tuoi, di uno delle tue dirette del Prima Festival. Allora parto da te, bilancio tra ovviamente festival e il tuo Prima Festival chiaramente di cui sei conduttore. Beh, per il Prima Festival devo essere molto sincero, sono molto contento perché i risultati di divertimento mio sono veramente molto alti e anche si rispecchiano poi fortunatamente anche nel risultato di ascolto che è molto alto, quindi il Prima Festival sta andando veramente molto bene, quindi io sono, non posso che esserne felice. Per quanto riguarda il festival, diciamo, secondo me è una... È come al solito un bel evento che racchiude un po' tutto, diciamo che si scoprono anche tante cose nuove, io stando qua scopro tante cose nuove, per esempio vedendo l'esibizione di Madame l'altra sera ho scoperto a cosa servivano i banchi a rotelle acquistati dalla Azzolina. Ecco dove erano finiti. Ho scoperto i Maneskin, ragazzi, io ve lo dico, Damiano è talmente rock che voleva buttarsi sul pubblico anche senza pubblico, quindi e ti avviso Giovanni che tra poco arriverà un cantante con cui tu hai rappato, ma non voglio spoilerare, non ah, voglio... Ah, ok, sì, ho già capito. E tra poco succederanno altre cose. Marta Cagnola. Vessicchio tu... è il più potente, Vessicchio ve lo dico, è il più potente. Sembra Ibra quello più temuto, ma è Vessicchio. C'è Ibrahimovic che quando passa Vessicchio si inchina al passaggio di Vessicchio. E tra l'altro, Vessicchio, vi do un altro scoop, ha la barba FFP5. E lui
per stare tranquillo, però lui indossa una barba sopra l'altra, quindi veramente bisogna... Questi sono gli scoop che vi do così da inviato del Prima Festival. No, ma noi ti ringraziamo per tutte queste esclusive che ci stai regalando, assolutamente. Marta Cagnola, io ho detto espertissima, ho visto sul tuo Instagram, tu hai pubblicato questo, Sanremo 71, perché è la 71esima edizione, Marta 21, cioè... Cioè il mio 21esimo festival, sul serio, questo è il mio festival numero 21. Allora, io dico sempre che ho cominciato molto piccola, così baro un po' sull'età, però effettivamente questo, allora non so se Amadeus l'ha chiamato il festival 70+1, facciamo questo, io lo chiamo il 20+1, perché è molto molto diverso dagli altri. Eh sì, assolutamente, l'abbiamo visto insomma in tanti, tanti modi. Allora, sono curioso di sapere da voi anche un po' di cose. Per esempio, la coppia, quindi parlo di Amadeus e Fiorello. Non so se lo sapete, ma sui social c'è un Amadeus che è straniero, cioè perché lui è un designer di San Francisco, che viene tempestato di tweet perché tutti lo taggano e lui dice: non sono io il vero Amadeus, anche quest'anno mi continuate a taggare ma io sono un designer di San Francisco, vediamo 14.000 mi piace. Mentre ovviamente l'altro della coppia è Fiorello, eccolo qui, tante dibattute sui social per lui, vediamo Amadeus e Lodi che cercano di fare seri, Fiorello vediamo lui che si diverte con i vari palloncini. Come avete visto questa coppia? Giovanni, tu che sei un uomo di comicità, come, che sì. Bilancio fai di questa coppia di Sanremo? Guarda, io ti devo dire, ho visto l'inizio del festival, la prima serata, l'ho vista proprio live, perché mi sono messo lì nascosto in galleria, in cima, dove non c'era nessuno, e me sì. La sono voluta vedere lì live. Devo dirti che... poi ho mandato un messaggio sia ad Amadeus che a Fiorello, poi ci siamo visti il giorno dopo, facendo i miei complimenti, perché l'atmosfera era davvero surreale, cioè in televisione forse uno non se ne rende conto, ma fare quello che hanno fatto loro senza pubblico, pensando che poi ci fossero comunque 11 milioni di persone collegate, era veramente da grandi maestri, che è quello che gli ho detto. A Rosario ha mantenuto un ritmo pazzesco in apertura del festival, con le sue battute, andando lì nella platea, veramente due fuori classe, secondo me, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, vero, insomma, io poi, ovviamente in festival poi ci sono sempre tutti quelli che sono più bravi poi a fare tutto, uomo, però stando seduti sulla sedia. Tu da uomo di palcoscenico, che hai fatto tanti stand, tanti pezzi comici davanti alla platea, sai bene cosa vuol dire non avere quel pubblico davanti, quindi insomma, assolutamente... Marta Cagnola, vado dalla super esperta di Sanremo. La coppia, come l'hai vista? Amadeus Fiorello. Allora, io li amo molto perché mettono in scena l'amicizia. E dall'anno scorso a quest'anno è successo qualcosa di molto delicato. Allora, l'anno scorso c'era Fiorello molto spaventato e Amadeus che lo rincuorava. Quest'anno l'equilibrio tra i due è completamente cambiato. C'è stato proprio un cambio sia scenico che proprio emotivo. Cioè, sì. Quello tranquillo che è Fiorello, che arriva a tranquillizzare l'amico, e l'anno scorso succedeva esattamente il contrario, però devo dire che questa messa in scena dell'amicizia, che però è vera, non nel senso di messa in scena di finzione, ma di messa nello spettacolo, a me piace molto, mi fanno molta tenerezza. E si vede. Voglio continuare a parlare di social, parlando con voi ragazzi della regina, possiamo dire, di queste quattro serate, ovvero Orietta Berti, che ha generato, voi che state tanto sui social, meme, battute, ironie non solo. Vediamo Orietta Berti vista dai social. Questo tweet: se vuoi un Golden Globe per le conchiglie di Orietta Berti, retweeta, perché appunto nella prima serata si era presentata con questo abito glitterato, con tanto di conchiglie. E ancora: ora capisco perché la polizia aveva fermato Orietta Berti per via del vestito, perché lei ha dichiarato di aver violato il coprifuoco perché doveva andare a provare i vestiti. E ancora: Orietta Berti che entra all'Ariston, c'è chi la paragona a Lady Gaga quando in un'esibizione aveva proprio le conchiglie addosso. Ecco, possiamo dire che Orietta Berti, che appartiene alla generazione, possiamo dire così, quella adulta del festival, invece genera meme e anche viene condivisa dalla generazione di oggi, no? I social riescono a creare anche questo, un'unione tra ieri e l'oggi. Giovanni e Marta. Ma il social sì, per forza, insomma, il social, ormai l'effetto del social, che è anche un po' il dramma dei comici, è che sui social si sono... tutti comici, quindi sono anche bravissimi a scrivere battute, ed è
forse anche la cosa divertente, no? Di usare il social quando si vede un... Tu l'hai anche intervistata, Orietta. Tu l'hai anche intervistata, Orietta, prima festival, mi ricordo. No, io ho fatto una gag. Cioè, hai fatto una gag, Giovanna, io sono entrato dandole un mazzo di fiori e poi sono tornato prendendo lo scontrino dicendo che facevo la lotteria dello scontrino, quindi dovevo avere lo scontrino. Io faccio sempre... Come si dice, il mio ruolo è sempre quello di... Anche le mie interviste al primo festival non sono interviste, sono delle piccole, dei piccoli momenti di intrattenimento. Insomma, ogni cantante è customizzato per me. L'hai conservato questo scontrino per la lotteria, lo scontrino dei mazzo di fiori di Orietta Berti? Sì, l'ho conservato, e anche perché sai com'è, io, cioè, loro, ognuno fa i concorsi che può, io faccio questo qua, quello degli scontrini. Vabbè, oh, comunque i soldi non sono neanche pochi, quindi oh, ma te lo auguro. Marta, Orietta Berti, Superstar. Beh, Orietta Berti è una regina a prescindere. Io vorrei invece ricordare il fatto che lei in questo periodo abbia sperimentato anche Clubhouse e abbia fatto proprio delle stanze di Clubhouse in cui la settimana prima del festival ha svelato tutto, anche quello che doveva essere segreto. Lei l'ha svelato senza problemi, perché lei è... Lei non ha problemi a raccontare, perché giustamente... Già, perché Marco l'ha inventato, sì. Clubhouse. Ma l'ho citato apposta. Marco, è la tua passione, Clubhouse. Sì, è vero, però i protagonisti oggi siete voi, quindi insomma mi mette in imbarazzo se parlate di me. Scusami, mi mette in imbarazzo. Stavo facendo il colpo di Stato. Non sono abituato a calcare il palco come te, Giovanni, devo fare un passo indietro. No, però è vero, Clubhouse mi piace molto. Allora, Giovanni, l'ho detto prima, sta per arrivare un cantante, anzi un rapper, con cui proprio tu hai rappato. Di chi stiamo parlando? Vediamo una parte della sua esibizione e poi proprio lui sarà qui con noi. Ecco il cantante che sta per arrivare. Più no, oggi mi sento vivo. E io do il benvenuto a Random, direttamente da Sanremo. Ciao, come va? Grande Random, ti vedo bello entusiasta, diciamo. Sì, dai, sto bene, sto molto bene, sono carico. In questi due giorni sono stati un po' più difficili, no? Dove abbiamo dovuto conoscere questo palco, almeno io ho dovuto conoscere questo palco. Dai, il peggio è passato, ci divertiamo tanto. Eh sì, anche perché lo ricordo, tu hai 19 anni, rapper, e me lo sono segnato, campano, sì. Ma cresciuto a Riccione. Hai 210 milioni di stream sulle piattaforme, quelle online, per capirci. Il tuo grande successo, lo ricordo, è Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa. Che tra l'altro a questo punto non posso chiederti di accennarci un pezzettino, dai, della tua hit. Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa, ai miei cari del mondo, oh, spesso non tengo niente per me. Grande Random. Allora, stasera, oggi è sabato, finale di Sanremo, sui social si parla tanto di te, Random, ti mostro un po' di tweet che sono stati pubblicati. Allora, Random, io ti ricordo così, vengono pubblicati gli screenshot della tua partecipazione a Sanremo, ad Amici, vediamo le tue varie reazioni, e poi ho la stessa età di Random ma con meno voglia di vivere, quindi insomma viene notato il tuo entusiasmo. Li guardi i social, Random? Assolutamente sì, in questo periodo un po' di meno, perché voglio rimanere il più imparziale possibile, nel senso non farmi condizionare da nessuna cosa. Come ci sono tante cose belle, ci sono anche tante cose brutte, non mi voglio far distrarre da quello che poi è il focus di tutta questa cosa, ecco. Ecco, contorno da te, tu appunto hai calcato il palco a 19 anni, lo ricordo. Che emozione si prova a calcare il palco appunto così giovanissimo, con anche delle star della musica italiana in gara? Allora, guarda, prima stavo riflettendo, no, sul fatto che i ragazzi alla mia età hanno tipo finito l'anno scorso le superiori, cioè molti vanno ancora a scuola perché sono stati bocciati. E io mi ritrovo qui a Sanremo in mezzo a tutta questa roba, adesso a fare interviste, a fare tutte queste cose, ed è solamente un grande onore.
quel palco è proprio come tutti dicono, quando ci metti i piedi sopra le gambe iniziano a tremare e la saliva sparisce per sempre. È una grande emozione, guarda, veramente. Auguro a tutti di provare un'emozione così forte. Assolutamente, assolutamente. Allora voglio affrontare con tutti e tre un capitolo importante, perché questo Sanremo chiaramente si tiene in pandemia e viene commentata tanto questo aspetto sui social. Allora vediamo un po'. Allora, questo tweet, il protagonista di questo Sanremo è il carrello, perché nella prima serata si portavano i fiori col carrello per evitare contatti. Poi, nella mia vita punto ad avere il glow up, cioè la trasformazione del carrello dell'Ariston, perché nella prima serata i fiori si portavano col carrello, nella seconda con questo ragazzo, il valletto. E ancora, noi quando finalmente usciremo dalla pandemia, vediamo Max Gazzè invecchiato. Allora, a tutti e tre una battuta a testa, cosa significa fare Sanremo in pandemia? A quale quota di tamponi siete arrivati, per capirci? Giovanni, Random e Marta, seguiamo, cioè, l'ordine dello split. Allora, tu vedi quanto è grande il mio naso? era molto piccolo prima di venire a Sanremo. Sono tutti i tamponi che abbiamo fatto. Quindi veramente, ogni 72 ore ne facciamo uno, quindi diciamo, fai il conto. Sono qui da due settimane, perciò ho perso il conto anch'io. Random, cosa volevi dire, Random? Sentivo che... Ti sentiamo malissimo. Un po' dell'orecchio. Ecco. Se alzo la narice, Non ti sentivamo, non ti sentivamo, cos'è che hai detto? Se alzo la testa e mi giro un po'... Mi vedi il buco dell'orecchio, cioè ormai la cosa è connessa. Ok, cioè. È sabato mattina, magari così, sono immagini un po' forti per il sabato mattina, ma ci crediamo, ci fidiamo assolutamente. Posso dire una cosa? Sì, vai, poi voglio sentire Marta, vai Giovanni. No, senti Marta prima, senti Marta. Ok, vai Marta, poi chiudiamo. No, volevo solo dire che intanto ho le mascherine abbinate agli studi, non so se avete notato. Sì. Che studio azzurro, metto la mascherina azzurra. Ah. Ecco. No, e poi ormai c'è il signore dei tamponi che sa qual è la tua narice preferita. E questa è una roba orribile. Meraviglia. Però davvero è anche un segno dei tempi, no? Che insomma si cerca così, bello questo aneddoto che hai raccontato, perché si cerca così di fare famiglia, di fare gruppo, anche con queste piccole cose, piccoli aneddoti, per insomma restare tutti uniti in un Sanremo difficile, che però ha dimostrato di andare comunque avanti con grandi risultati, quindi bello. Stasera la finale, in bocca al lupo direi innanzitutto a Random per la finale, a Giovanni Vernia perché è l'ultima puntata del Prima Festival, e grazie a Marta Cagnola, super esperta di Sanremo. Grazie ragazzi. Grazie, grazie a voi. Random! Random, chiudiamo con un freestyle di quel da Prima Festival, vai! Vai! Ok. Dai, ci ripetisca più bella. Ti alzo le narici, frate, mi vedi le orecchie. Ok, no, non siamo stanchi. Quando scendo dal palco come te, ho i capelli bianchi. Oh! È un grande Random, è un grande, abbiamo fatto un'intervista la Prima Festival, che è una chicca, l'intervista rap. Purtroppo ho finito il tempo, devo chiudere, ma mi avete dato la chiusa perfetta, come si direbbe in questi casi. Grazie ragazzi, in bocca al lupo a tutti, Sanremo stasera la finale, grazie, Timeline sabato prossimo. Oh, sei un grande. Ciao ciao ciao, grazie.